La hermana y antinato. Ahora, con turno, yo cumplí mi turno, creo que voy a mirar 21, son el año que se ha roto. Ahora, ¿qué causa a su trabajo? ¿Qué fue la trabajo? ¿Qué fue la trabajo? Ahora, ¿qué parte de si quieres escribirte la trica mía que viste a ti ancora? Ahora, la trica mía, cosa así, dice, ¿qué fue la? Es cualquier vaquia de bruto aspecto, y continuación a cuyo no se eche la. Y su princesa es por estentada, como es la vejana del brazo. La befana va a essere anche un termine usato per indicare in maniera affettuosa una qualunque bimba, una qualunque bambina. Ok, va bene. Poi che cosa li ha ancora? Mi ha da dire che secondo Wikipedia, la befana è una vecchia che ha il viso grinzoso, è sdentata e così via. No creo que proprio questo ha un brutto aspetto, perché nella simbologia religiosa deve essere così per simboleggiare l'anno passato. Infatti questa si festeggia nella notte. No, si festeggia nei giorni tra il 5 e il 6 gennaio. Poi la befana è una vecchia dal viso grinzoso e sdentata pure. Brutta d'aspetto, ma scorbutica anche, ma comprensiva, benevola, con i bambini buoni. Allora, parentesi un attimo, vediamo, Babbo Natale, vediamo la Befana, che portano alla fine dei doni, ai bambini buoni. Ecco, allora, la religione va d'accordo con queste figure, che però operano delle discriminazioni, perché la Befana e il Babbo Natale portano ai bambini buoni. Però se dai 6 ordini, felicità, la ordini a tutti i bambini, non solo ai bambini buoni. Comunque, queste secondo me sono delle discriminazioni. Comunque, la Befana, secondo Wikipedia, è una vecchia di brutto aspetto, scorbutica, benevola, però che porta doni e dolcini ai bambini buoni. Ok, va bene. Poi che via, siamo stati gettati nel tranello, perché noi tutti vediamo e ci raffiguriamo la Befana a cavallo con una scopa. Sì, ma non è così. Non è così perché la Befana non è una strega. Siamo tutti stati gettati nel tranello, siamo stati ingannati dal seguente mito che vedeva delle donne comuni a cavalcioni di scopi che grazie a queste si libravano in cielo. Ok, va bene. Allora, poi viene anche spiegato, secondo Wikipedia, che la infana, se si libra in cielo con una scopa, grazie a questa scopa, si libra in cielo con questa utilizzandola all'incontrario rispetto a come fanno le streghe intese in senso moderno. È questa una differenza che si può operare nei confronti della befana. Ecco, così via. Allora, dovremmo dire poi che a differenza del Natale, il Natale che è una festa festeggiata in ogni parte del mondo, invece la Befana no, è una festa conosciuta e festeggiata solamente dalle regioni italiane. Facciamo la differenziazione, perché la festa dell'Epifania era festeggiata primariamente da singole regioni, poi si è espansa a tutte le regioni d'Italia, inclusa la Sardegna che ha soppiantato le proprie feste tradizionali a favore dell'Epifania. In Liguria dobbiamo ricordarci che in Liguria è celebrata questa festa. Troviamo l'Epifania, durante la quale ragazzini, bimbi, ricevono scarpette di cioccolato che contengono doni, ma piccoli doni e piccoli dobloni d'oro. Dobloni d'oro che, se scartati, sono fatti di cioccolato. E anch'io li ho assaggiati e sì. Grazie alla globalizzazione si possono trovare, mi sembra, da tutte le parti poi. Ma, e comunque, la Befana, secondo i Liguri, ma secondo anche il linguaggio genovese, si chiama Basara. Basara con la S, Basara con la Z. Basara. Allora, secondo i genovesi, Basara
festa, no, è una vecchia, logora disegnata dal tempo, poi anche storica. L'Epifania, ancora secondo i Liguri, come anche la Pasquetta soprattutto, secondo i Liguri, è una festa, è una festa qualunque. Ricordiamo ad esempio la regione della Toscana, poi anche l'isola d'Elba. Qui vediamo che vi sono queste ricorrenze dove vediamo che vi sono, vi saranno i Befani, Befani, sì, gli Andalitri, certo, vi sono i Befani che praticamente cantano i loro canti d'origine marinara, ed in Toscana, più specificatamente a Capezzano Piano, le troviamo, troviamo appunto ancora i Befani che con la Befana vanno in giro per il paesino intonando i canti marinari e seguiti a ruota da artisti che li accompagnano con la loro musica. Questo per tutta la notte. Allora, collegamento, c'era una notizia che sentì di gente che nella mia città si lamentava i giorni di Natale, che le musiche di Natale andavano avanti per tutta la notte. Ok, prima, ancora prima di sentire quella notizia, ancora prima di leggerla, sono tornato dal cinema e sentivo anche in una piazzetta accanto alla mia strada un vocale di gente. Mi sono affacciato ed era gente che beveva. Ok, va bene, beveva ad un bar, fuori da un bar, ed erano così, va bene. Io in casa mia poi non sentivo nulla, però nella piazza circostante a questo bar dove c'era questo locale, forse sentivano. Ma come importa, sono dettagli trascurabili, no? No, sì, no. Quindi così, questa è l'origine della Befana, che come va a notare opera delle discriminazioni. Poi possiamo dire alla fine alla tua famiglia, solo la tua famiglia, che indiscriminatamente. Sia che tu scelga di essere buono o se tu scelga di essere cattivo per un certo periodo o oltre, ti vorrà sempre bene. Gli altri, il rispetto, l'amore degli altri, te lo devi conquistare. Anche l'amore di un'altra persona devi fare in modo che quella persona si fidi di te, perché se no l'amore si abbaia, te lo dà. E amicizia va bene, ma non io nulla. Nulla di che, e cioè sembra quasi una cosa normalissima, e lo è, ma comunque vedo e leggo così tante cose, sono stato lasciato così. Ma quante argomentazioni, è stato fatto, però comunque grazie per l'attenzione, ciao.